Per scegliere uno scooter, la sicurezza è fondamentale. In collaborazione con l'Automobile Club Svizzero abbiamo messo alla prova 6 scooter di cilindrata 125, tra i modelli più venduti anche in Italia: Vespa Primavera, Peugeot Belleville, Kinko People GTI, Simjet 14, Yamaha X-Max e Honda SH125i. Abbiamo valutato innanzitutto il sistema di frenata, attraverso prove specifiche sia su un terreno asciutto sia su strada bagnata. La normativa europea non rende obbligatorio per i 125 l'Anti-Lock Braking System, che, meglio conosciuto come ABS, è il sistema che impedisce il blocco delle ruote quando si frena, regolando automaticamente la forza più frenante. Nella scelta di un 125, meglio optare per un modello che possieda l'ABS, a nostro parere il sistema di frenata più sicuro. Il Kinko People GTI e il Simjet 14 sono gli unici non dotati di ABS, bensì di CBS, Combined Braking System, un sistema di frenata non elettronico che ripartisce la forza frenante ma che non è efficace come l'ABS nell'evitare il bloccaggio delle ruote. In generale, nel test dello spazio di frenata, tutti gli scooter hanno riportato buoni risultati, anche se i migliori sono stati Vespa Primavera e Peugeot Belleville. Anche la visibilità posteriore è un elemento importante. Con le nostre prove abbiamo anche verificato se le posizioni degli specchietti consentissero o no una visuale posteriore ottimale per il conducente. Da questo punto di vista, lo scooter più efficiente è stato in assoluto Vespa Primavera. I test ci hanno consentito di valutare anche la tenuta di strada. Honda SH125i ha dato i migliori risultati sul comportamento su strada, in particolare nella guida in curva e nella maneggevolezza del mezzo. Delude invece Vespa Primavera, a riprova del fatto che dimensioni compatte e leggerezza della struttura inficiano la stabilità del mezzo.